Qui Paralimpia, siamo in compagnia di coach Matteo Zanoni, è finalmente arrivato pronto riscatto dopo la sconfitta con Romagnano 3-2 a Bra, era importante trovare, diciamo, una reazione. Sì, ciao a tutti. Sì, abbiamo avuto dall'ultima volta che ci siamo visti una quindicina di giorni impegnativi e abbiamo avuto la prima sconfitta con Romagnano, giocando senza se, senza ma, la peggior pallavolo da che siamo insieme. Però poi a Bra abbiamo avuto una buona occasione di riscatto, nel senso che caratterialmente siamo sempre stati in partita. Abbiamo partito un po' in ricezione nel primo set, fatto qualche errore di troppo nel quarto, però poi nel quinto set la fame, la voglia di vincere di questo gruppo è venuta fuori, per cui mi ritengo soddisfatto, sono più 2 punti guadagnati che non un punto perso, come si suol dire in questa occasione. Ora usufruirete di un turno di riposo in campionato. Su cosa lavorerà coach Matteo Zanoni con le ragazze? Ma sul mettere a posto alcuni particolari, nel senso che poi alla fine sono quelli che credo che facciano la differenza, perché il lavoro di quantità l'abbiamo fatto, ora abbiamo questi 15 giorni in cui anzitutto magari curare anche qualche acciacco e poi lavorare in maniera un po' più analitica, visto che non abbiamo la fretta, l'ansia di dover preparare il match per sabato. Su alcuni particolari tecnici, in particolare stiamo provando qualche soluzione nuova sul sistema di ricezione, vorremmo ampliare un pochino le nostre uscite in attacco, insomma, cerchiamo di mettere a punto quelle piccole cose che hanno fatto sì che negli ultimi 15 giorni magari l'espressione di gioco sia stata un po' meno brillante rispetto all'inizio. Ringraziamo Matteo Zanoni, alla prossima. Grazie, ciao!